Benvenuti amici ad un nuovo appuntamento di Mistero, Tradizione e Storia Antica della Calabria. Oggi mi trovo in Contrada Paucciuri, nel comune di Malvito, in provincia di Cosenza. Io mi trovo proprio su quella che un tempo era la Via Popilia Annia e ad accogliermi in questo viaggio straordinario con la storia romana, con la storia romana del nostro territorio, c'è Carmelo Pizzuti, esperto di storia locale. Ciao Carmelo, grazie per la tua disponibilità, grazie per essere qui con noi. Grazie Ines perché sei venuta qui nella meravigliosa Paucciuri. Allora, siamo in quella che viene definita la piccola Pompei della Calabria. È vero? Correggimi se sbaglio. Bene, questa è una bella definizione che possiamo dare a questo sito importantissimo. È un sito vastissimo. Ancora siamo quasi al 10% di quello che potremmo trovare potenzialmente. E immagina questo luogo. Hai visto dove siamo? Siamo alla base del Parco Nazionale del Pollino, settore sud-ovest. Abbiamo di fronte a noi Montea, la montagna di Era Lacinia. Abbiamo la Mula, il Gran Sasso. Abbiamo il Corso del Pellegrino, che è la montagna più alta di questo settore. Quindi siamo in un scrigno naturalistico e storico di interesse internazionale. Allora, siamo in un sito archeologico che va dal III secolo a.C. al VII secolo d.C. E quali sono le emergenze archeologiche, quelle più importanti, che possiamo rilevare al momento, cioè in base agli scavi che sono stati fatti finora? Sì, Ines, questo è un sito importante. È importante per contestualizzare anche la storia della Calabria, delle diocesi. E tu sai benissimo che Malvito è stata anche diocesi di stampo bizantino, quindi di religione greca. Sovrapposizione poi con quella di San Marco Argentano invece, che è di culto latino. La parte più antica risale al III secolo a.C. e quindi è di stampo romano. Però l'anello che è stato trovato in questo sito, che è importante, che è al Museo di Sibari, l'anello di Apollo e di Diana, risale al V secolo a.C. Quindi dobbiamo pensare che questa frequentazione, perché siamo proprio all'inizio degli scavi, anche se gli scavi sono iniziati nel 1970, però, come dire, le emergenze sono ancora tutte da scoprire. Quest'area è vastissima, potrebbe, come dire, darci le informazioni che stiamo cercando. E quali sono? L'importanza, per esempio, della vicinanza di questo luogo a Sibari. Sibari, tu sai benissimo che loro arrivano nel VII secolo a.C. e a un certo punto dalle spiagge cercano di penetrare dentro il territorio dei italici, d'accordo? E che cosa fanno? Dovevano raggiungere soprattutto il Tirreno, quindi la via istmica che andava verso il Valico, lo vedi? È perfetto quella V, che è praticamente la Gola del Rosa, che poi sale al Varco del Palombaro e scende a Bonvicino, poi scende giù, va verso Cirella Diamante e quindi raggiunge il Tirreno. Quindi la via che congiungeva la parte ionica, quindi, con il Tirreno. La via più importante in quel momento. Allora, abbiamo i resti di una chiesa, abbiamo i resti di strutture abitative,
e abbiamo anche i resti di una terma molto importante, molto poi posizionata, tanto più, come ci hai detto, sulla via Popilia, una delle strade più importanti, una delle strade romane più importanti del nostro territorio. Cosa possiamo dire in proposito? Il sito è complesso. L'hai detto tu benissimo prima. Partiamo da reperti del III secolo a.C. al VII secolo d.C. Quindi, come dire, ecco, tu hai centrato l'Annia Popilia. L'Annia Popilia, questa è una bretella della famosa Popilia, la via militare dei Romani. E quindi i Romani hanno conquistato il territorio e hanno presidiato con queste grandi città, perché questo è un sito molto grande. Dovremmo parlare anche dell'Arderia di Roggiano, che fa parte più o meno della stessa complessità, della stessa fase storica. Quindi c'è una parte, la prima fase romana, e l'altra bizantina. Poi tieni presente anche che a Malvito ci sono stati i Limes Castrovilla dei Longobardi, quindi qualcosa è stato trovato anche qui. Quindi è molto complesso, è un sito ancora tutto da studiare. Allora, tra le altre cose, qui è stata anche rinvenuta sui resti di un'esedra, correggimi se sbaglio, quella che era una grande tomba monumentale che siamo riusciti anche a vedere all'inizio, sì. Ma spettacolo veramente straordinario, la presenza di alcuni dolia che dovrebbero risalire all'epoca romana. Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori l'uso dei dolia. Perfetto. I dolia sono i contenitori che venivano posti alle basi delle grandi terme. I romani, sai benissimo che amavano le terme, se ne sono portati un po' in tutto il mondo, e quindi i dolia venivano usati per riscaldare l'acqua, perché praticamente loro che facevano? Facevano il calidarium, quindi l'acqua calda, e il frigidarium, l'acqua fredda. Calidarium per il caldo, frigidarium per il freddo, e andiamo a vedere sia il calidarium, quindi l'idolia, e la piscina. Andiamo a vedere allora? Sì. Carmelo, io voglio far vedere ai nostri telespettatori anche la pavimentazione in opus spicatum, che è una delle caratteristiche più belle, più importanti, più interessanti del mondo romano, che si trova anche qui. Allora, Carmelo, con precisione, dove ci troviamo? Adesso ci troviamo nella parte, abbiamo fatto la parte calda, adesso facciamo la parte fredda, quindi l'opus spicatum romano, che era la pavimentazione della piscina fredda. I romani sono stati ingegneri straordinari. Del resto tu puoi notare la struttura e l'ingegno per costruire la terma, praticamente dall'acqua calda all'acqua fredda, quindi le tubazioni, vedi come è costruito bene, come è tutto strutturato in modo tale da essere funzionale. Quindi poi l'acqua calda, l'acqua fredda e loro il benessere. E il benessere era alla fine il loro intento. Adesso ti faccio vedere i resti delle tombe e della tomba monumentale, d'accordo?
Mi sono emozionata perché questa è veramente la parte più monumentale del sito, dove c'è tutta una storia dietro meravigliosa, anche un ritrovamento importante, e vorrei che ce lo spiegassi tu. Sì, in effetti, a parte tutte le tombe delle persone normali, in questo sito è stata trovata una tomba particolare, possiamo osare dire monumentale, e dentro questa tomba è stato trovato un inumato con una croce reliquaria, un encolpion, e praticamente sotto nel teschio, i tombaroli non sono riusciti a prenderla, che è al Museo dei Sibari. Quindi chi la vuole vedere, è un pezzo veramente importante della nostra storia, che fa anche capire il legame tra la nostra terra e la Palestina, per esempio, perché probabilmente questa croce viene da quei luoghi, quindi qualcuno è andato e l'ha portata qui, questo personaggio importante, probabilmente un vescovo, probabilmente un cavaliere. Questo è tutto ancora da scoprire ed è molto interessante. È uno scrigno veramente di opere straordinarie, di strutture meravigliose che arricchiscono la nostra terra. Io stavo guardando prima innanzitutto questo meraviglioso pavimento romano, probabilmente riferibile alla zona termale. Stavo notando anche quella tubatura che tu mi avevi fatto anche vedere prima, quella tubatura in terracotta è veramente simbolo, esempio della bravura, della maestria dei romani. Dei romani come ingegneri, come urbanisti, come architetti e quant'altro. Ho notato anche che ci sono delle pareti, ciò che resta, con qualche affresco, un esempio della grande maestria, no? Della grande abilità dei romani come ingegneri, come architetti, come urbanisti. E anche un'altra cosa che mi ha lasciato veramente senza parole è il fatto che proprio qui dove ci troviamo, dove tu hai fatto vedere la struttura monumentale, si vede anche, diciamo, l'alzato di questa struttura, che è su una preesistente struttura che doveva essere una sorta di esedra, una sorta di fontana, ecco. Di un infeo. Esattamente. Sì. Allora, ti voglio far notare che i romani usavano i materiali locali, quindi l'acciottolato di fiume dell'Esaro, lo vedi ben strutturato, e poi la creta lavorata benissimo in questa grande fornace che è stata scoperta durante i lavori del metanodotto, e che però è stata poi ricoperta, perché insomma è un sito ancora tutto da studiare. Quando parliamo di Malvito parliamo anche di Roberto il Viscardo, e ancor prima parliamo anche di un insediamento longobardo, probabilmente. Quindi dobbiamo proseguire nel nostro racconto storico, e ci dobbiamo spostare necessariamente da questo luogo meraviglioso, Carmelo. Io aggiungo anche il bizantino. Quindi c'è tanta storia in un piccolo luogo, tanta storia. Dove andiamo? Andiamo al centro storico, visiteremo il castello, visiteremo l'antica diocesi, quindi quello che rimane della diocesi di Malvito, e ti farò vedere le strutture, perché poi questo sito è stato abbandonato, questa grande città enorme, e ci siamo spostati, come dire, i nostri avi si sono spostati sulla collina a 500 metri, dove praticamente c'è tutta un'altra storia. Amici, anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima volta con un'altra storia e un altro mistero.